A Codroipo l'orgoglio anche dei gestori della Casa Matta, il locale in frazione di Biauzzo di Codroipo, che hanno ospitato proprio l'inaugurazione del fan club del campione mondiale di cui vi abbiamo parlato nelle serate precedenti. Andiamo a sentire allora. Allora, avete avuto anche la grande soddisfazione di ospitare come Casa Matta, come locale, l'inaugurazione del fan club di Ivan Cudin, sicuramente un campione mondiale, per cui per voi è orgoglio. Sono orgogliosissima perché lui non è solo un campione sportivo, ma è un esempio in tutti gli aspetti della sua vita, sia lavorativa che di volontariato. È una bellissima persona, molto schiva, che merita veramente tutto l'amore che io ho visto anche nei fans. Qui sono tutti qua alla Casa Matta, l'hanno festeggiato, hanno fatto il tesseramento. Li ho visti molto entusiasti perché comunque non puoi fare a meno di amarlo, è veramente una persona modesta. Cioè, tu vedi in lui il campione, ma lo devi vedere tu perché lui non ti fa capire. Ed è veramente È molto bravo. umile, diciamo. È umile, ma poi ha fatto cose incredibili e nel resto del mondo sanno tutti chi è. E i greci lo adorano, sanno benissimo chi è, quando lui arriva è il loro campione, no? Quindi nel loro modo strano, con il loro accento strano greco, ma sanno tutti chi è Ivan Cudin. Quindi adesso è ora che lo sappiano un po' anche tutti quelli vicini a lui e capire che comunque abbiamo una fortuna averlo qua, no? Lui è venuto volentieri, l'hai visto comunque intimidito, però felice e quindi siamo contenti anche noi. Quindi possiamo dire che questa sera è una festa anche per voi che avete ospitato il fan club? Il fan club è nato da un'idea proprio personale nostra, quindi è una creatura della Casa Matta e quindi resterà qui. Addirittura è già nata l'idea di andare tutti a Torino a vedere quando farà le gare là ad aprile. E quindi il Fans Club, ora di quella volta che abbiamo un po' di mesi a disposizione, sicuramente una rappresentativa del suo primo Fans Club sarà là a tifare per lui.